Messicana e Pagliacci, oggi debutta al Teatro Verdura di Palermo, non solo regista ma anche attore, con una rivisitazione di quelle che sono le due opere. Sì, in questo meraviglioso teatro, un gioiello per Palermo, soprattutto per la stagione estiva. Siamo arrivati qui, per quanto mi riguarda, per la prima volta con due capolavori e con l'opera siciliana per eccellenza, perché Cavalleria Rusticana appunto è l'opera lirica siciliana per eccellenza, dove appunto il tenore all'inizio canta un brano in siciliano, la siciliana, Lola cae di latti la cammisa, quindi non ci potrebbe essere un contesto migliore e più bello. E continueremo poi con Pagliacci, un altro capolavoro, dove sarò anche Canio, un debutto per me perché è la prima volta che lo porto sulla scena, e questa sera, ad impreziosire la serata, la presenza di Maria Teresa Mascagni in platea, la nipote diretta del grandissimo Pietro Mascagni. Veramente una serata unica. Un tour che continua, grande eccezione, quali altre date? Sì, il Mitos Opera Festival continua, abbiamo una grandissima Aida, un colossal per la regia di Attilio Colonnello, diciamo un regista che di colossal se ne intende perché le sue regie sono sempre state veramente impressionanti per la presenza di comparse, figuranti, ballerini e scenografie imponenti. Una nuova produzione che debutterà a Taormina il 12 agosto e saremo di nuovo qui al Teatro di Verdura il 14 agosto per una vigilia di Ferragosto davvero con i botti. Sì, mi ha fatto molto piacere venire, veramente, e ho conosciuto anche meglio Palermo, che già avevo visto tanti anni fa, ma effettivamente ci sono delle cose stupende in questa città. L'emozione appunto nel vedere quella che è la rappresentazione di Cavalleria Rusticana. Sì, è una rappresentazione che logicamente, io ho 89 anni, l'ho vista tante volte, ma mi fa sempre piacere quando la posso risentire. Oggi debutta al Teatro Verdura, due opere importanti, Cavalleria Rusticana e Pagliacci, una grande orchestra, una grande musica. Quali le aspettative di questa serata? Quello di offrire un grande spettacolo, perché il cast ha lavorato tanto e abbiamo fatto un bel percorso in queste settimane, e quindi la nostra speranza è quella di offrire un bello spettacolo, delle ore di spensieratezza al pubblico. Qual è stata la grande difficoltà nel montare quelle che è appunto tutta l'opera? La più grande difficoltà in queste opere è quello di fare capire il filo del dramma, il leitmotiv drammatico che ci accompagna tutti, quindi la tragedia, la passione, l'amore sviscerato e poi la rabbia e la gelosia, che sono i temi conduttori di tutte e due le opere. Facendo capire questo, poi esce fuori tutto con molta naturalezza.